Selfie! Amo messaggeria. Dal macello al gioiello. Cosa c'entra con il sito della Davida? C'entra. Mi presento, sono Francesco Montelli, alias Montellic. E ho una idea, un progetto al quale lavoro dal 1992 ed è quello di realizzare un monumento dedicato alla pace. Inizialmente è nato come monumento dedicato alla donna, ma nell'evoluzione mia e del monumento stesso è diventato la pace e quello credo che sarà la sua destinazione finale come tema. Una cosa bisogna che dico ancora, il fatto dei falli. Capisco la sensazione che molte persone hanno tratto, no, pregiudizialmente sulla situazione, ma vi assicuro che non li ho fatti, non li ho prodotti per l'uso che ne fa il sex shop. Se avessi voluto fare una cosa del genere mi sarei rivolto direttamente a loro e avrei fatto quel mercato lì. Sono oggetti scenografici che mi serviranno nei film che io farò necessari per il monumento dedicato alla pace, ma farò un video più specifico su questo. Per il momento la priorità è un'altra, raccogliere le firme, per cui andiamo avanti. C'è un video qui sotto che in 4 minuti e 45 secondi racconta con delle immagini, un commento musicale, l'evoluzione di questi 27 anni di maturazione, di preparazione che io ho cercato di fare al meglio di quello che ho potuto fare. Potevo fare di più? Ovviamente sì. Però quello che ho fatto l'ho fatto veramente con attenzione, con cura, con cura. Adesso è pronto per essere valutato anche dagli altri e io avrò la possibilità di capire se questo mio sogno, se questa mia soddisfazione di come ho speso la mia vita finora è solo un fatto personale, può diventare anche un sogno comune. Cioè, anche se in piccola parte, anche tu sei d'accordo che è di pace che c'è bisogno, non solo a parole, ma a costruire qualcosa, una pace che sia visibile. Ed è per questo che io ho costruito in questi 27 anni questo simbolo del monumento dedicato alla pace, nato prima come monumento dedicato alla donna, ma era la logica evoluzione. E ora che ho perso il filo e spero che ritorni perché devo concludere questo video per te che sei arrivato, ora sono qui a raccogliere le firme per sapere se ci sono altre persone che possono sentire una simpatia per questo progetto e avrò tempo di raccontarlo da qui andando avanti fino al 21 settembre, giorno in cui si concludono le firme e che è anche la giornata internazionale della pace, faremo il punto e vorrei fare un moving studiato bene, a grandissimo effetto, che non te lo dimentichi, con la Davida in Piazza del Popolo, con le persone schierate che si muovono ad un certo ritmo, molto lento, ma inesorabile, che percorrono tutta la piazza e arrivino sotto le colonne di fronte al Palazzo del Sindaco a dirgli simbolicamente: noi vogliamo che il macello diventi un gioiello, che sia affidato all'associazione La Ghianda, un'associazione culturale fondata nel 1992, attiva, responsabile di curare la realizzazione del monumento della Davida e che non sta scherzando, che ha dei collaboratori seri e altri collaboratori si aggregheranno se la cosa andrà avanti, non potranno ignorarlo questo messaggio. Arriverà con una potenza di pace, sarà pacifico, perché se saremo tante persone, e questo io me lo auguro, non lo so adesso, ma me lo auguro, dipenderà da me presentare al meglio la mia idea, ma le persone che ci saranno e faranno questo moving saranno la risposta che io ho bisogno di avere per sapere se devo andare avanti con questo progetto o se tenerlo semplicemente come un mio gioco personale, perché se andiamo avanti io combatterò come un guerriero per far sì che questa cosa qui si realizzi e insegnerò tutte le arti, sono tante, a tutte le persone che si aggregheranno per giocare il gioco di costruirla la pace in questo monumento, usando l'arte del cinema, della musica, della danza, le arti che da sempre accompagnano l'evoluzione dell'uomo.
Questo è un momento magico nel quale si può accendere, e se io avrò questa risposta da parte vostra, che è l'unica cosa che manca, deriverà fuori tutto. I soldi, l'attenzione, l'alimento per crescere e fare che questo gioiello che nasce dal macello, non solo fisico ma sociale, che è in giro, darà non solo una luce, una speranza, ma una prosperità che risolverà quella paura ormai diventata cronica che hanno seminato nella popolazione ormai mondiale, quando non ce n'è assolutamente bisogno. Basta svegliarci. Il gioiello ci sveglierà, se voi siete d'accordo, se no io me ne rimango sveglio per i fatti miei e accetterò la comunicazione, come accettai la comunicazione della Davida quando feci vedere, e c'è il video, quando feci vedere il primo pezzo, dove alla fine, dal 92 al 97, dove alla fine dico che l'avevo distrutta, quel milione di visite quasi che arrivarono in pochissimi mesi, mi diede una informazione che era no, continua, e grazie a quell'informazione Vox Populi, io ho preso in mano questo progetto e ci ho messo tutte le mie energie, i miei soldi, le mie crisi, le mie soddisfazioni, tutto. E adesso sono arrivato al punto dove o succede che c'è una risposta che mi dice ok, vai avanti, oppure ho capito male. E il gioco è stato bello fino adesso, ma da adesso in poi continuerà privatamente. Non lo abbandonerò perché è l'amore della mia vita, ma se diventa un amore comune, se diventa chi viene sposato, se la Davida viene sposata dagli uomini e dalle donne nel loro cuore, e allora cambia la musica e ne potremo veramente vedere delle belle subito, subito. Potrei diventare anche il sindaco di Ravenna, se siamo in tanti, e se divento il sindaco di Ravenna, il monumento alla pace, il primo monumento mondiale di cui tutto il mondo parlerà, si farà a Ravenna, e Ravenna diventerà una città ricchissima. Ve lo giuro, ricchissima, ve lo giuro sul mio Dio interiore, ricchissima. Mi dispiacerebbe se non stessi a Ravenna, però se è destinato a nascere da un'altra parte, me lo direte voi con la vostra firma. Per cui grazie se firmate adesso o quando sentite che ha senso farlo. Però grazie per l'attenzione, è già molto, è questo che cerco, la vostra attenzione, e poi sarà bello scoprirlo. Ciao e... dal macello al gioiello, che sia una cosa che continui a fischiarti nelle orecchie. Per cui se ti fischieranno le orecchie, pensa a questa cosa. Dal macello al gioiello si può fare. Se ti fischiano le orecchie, ti dici questa cosa qui. Dal macello al gioiello si può fare. Si può passare da una vita insoddisfacente a una vita soddisfacente. Adesso. Now. Adesso e messaggeri. Selfie! Alla prossima videata, che sarà a breve. Messaggeriamo!